sembrava impossibile e invece quel momento è arrivato. Ciao a tutti amici di Spampin Auto e benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà un video un po' triste perché, sì, avete letto dal titolo, ho venduto la Golfina. Venduta! Sono sicuro che non sarete stupiti, ve ne avevo già parlato nel video del Garage Tour e dopo 3 anni di onorato servizio tra le mie mani, la Golf adesso mi scapperà via. Non voglio fare un video di quelli tristi perché poi sono sicuro che probabilmente lo guarderò e me ne pentirò. Vi spiegherò solamente il perché appunto ho deciso di venderla e magari vi spoilererò con che cosa voglio rimpiazzarla. Però visto che obiettivamente è stata una macchina che mi ha dato un sacco di emozioni e soddisfazioni, ve lo racconto in questo video mentre la preparo appunto per darla al suo futuro proprietario. Ci facciamo un giretto e vi spiego. Oh madonna, l'ultimo giro con la Golfina. Ci sono alcune cose che non vi ho mai detto su questa Golf ed è per questo appunto che ho voluto fare questo video, un po' per farvele sapere e un po' anche per ricordarmelo riguardandolo, perché poi per me YouTube è bellissimo anche perché è un vero e proprio diario di bordo di tutto quello che mi succede ovviamente su questo canale in tema motori e quindi anche del perché decido di fare un investimento comprando una macchina nuova come per esempio è stato il Subaru, oppure decido di vendere delle macchine vecchie o dei mezzi vecchi che magari non mi servono più. Prima cosa andiamo a fare benzina, la macchina è bella calda visto che fuori ci sono 28 gradi, ho già fatto un giretto. Eccoci, la migliore amica della Golfina, anche del Subaru. Proprio di tutto a dire il vero. Che dici? Sai, io bene. Tu? Bene, anch'io. Sto registrando il video del ho venduto la Golf. L'hai venduta? Sì. E gli ho detto, guarda, lasciami 2 giorni che devo registrare il video del ho venduto la macchina. Va bene, in effetti. Ma poi gli faccio benzina, la pulisco, la sistemo. Gliela... Senza spiegarvi niente, avete già capito com'è andata la questione del video e appunto dell'acquirente della macchina. Perché è andata davvero così. Lui è venuto stamattina a vedere la macchina ed era già pronto a prenderla. Gli ho detto, no, facciamo così. Aspetta 2 giorni che devo fare questo video. Intanto, ovviamente, ti sistemo la macchina e poi te la consiglio. Benzina, mamma quanta benzina. Direi che possiamo andare. La primissima cosa che vi voglio dire, che probabilmente non sapete, è che la Golf GT è sempre stata la macchina dei miei sogni quando avevo 18-22 anni più o meno. All'epoca avevo appunto una Lancia Y, che è stata la mia primissima macchina e che vabbè era quella che i miei genitori fondamentalmente già avevano come seconda macchina. A seguito di quello poi, qualche anno dopo, la mia prima macchina che mi sono comprato è stata una Smart 4-2. Un po' perché costava poco, un po' perché sapevo di tra qualche anno voler andare a vivere a Milano. Quindi fondamentalmente era veramente un ottimo compromesso, visto che costava poco, era facile da riuscire a parcheggiare nella mia testa, poi era carina. In tutto questo però ho sempre sognato di avere una Golf GT bianca, perché mi piaceva l'idea appunto del turbo benzina, la macchina bianca, mi piaceva poi proprio in questa configurazione, ovvero con il tetto nero e gli specchietti neri. E qualche anno dopo, poi nel 2018, alla fine, a seguito del viaggio che ho fatto a Miami, in cui lì sono rimasto stregato da tutte le supercar che c'erano, di tutte ovviamente le bellissime macchine, sono tornato con la voglia di comprare una macchina. Potevo permettermi una macchina di questo tipo e quindi ho detto ok, vado per la Golf. Poi non è passato tanto che ho iniziato a fare le modifiche, l'hanno resa decisamente più piccante, anche perché questa macchina adesso come adesso, per quanto la sto vendendo, ha esattamente 337 cavalli e devo ammettere che è una macchina che va abbastanza forte sul dritto. È stata fondamentalmente la prima macchina sportiva che mi sono comprato e le modifiche che ho voluto fargli da subito ovviamente sono state uno scarico completo per farla suonare un po' di più, poi appunto una centralina, una rimappatura della centralina Revo, in questo caso avevamo una Stage 1 Plus che ha portato la macchina da 230 a 330 cavalli, comprensivo appunto dello scarico che ha agevolato questo processo e anche del filtro sportivo VR600 della Volkswagen Racing. Questa macchina l'ho comprata nel 2018 a 43.000 km e adesso nel 2021 ne ha praticamente 90.000, quindi ci ho fatto 47.000 km. Devo ammettere che non mi ha mai dato un problema. Forse questa è la cosa in assoluto che apprezzo di più di questa macchina, ovvero la solidità. Dicono che quando si compri una Golf e la si guidi le prime volte, la sensazione è quella di ritrovare una macchina familiare, facile, comoda. Vi posso garantire che a distanza di 3 anni è esattamente così, cioè è una macchina super intuitiva. La mia ragazza è salita per la prima volta su una macchina di questa potenza, con questo impianto frenante, probabilmente anche con questa grandezza, e si è trovata subito bene, a suo agio, si è trovata bene con l'acceleratore, con il freno, con la gestione del volante, con il cambio automatico DSG che è super intuitivo e veloce. Soprattutto non costa
niente, passatemi in termine, è una macchina che ha veramente tantissimo mercato. E la risposta ovviamente la troviamo dal fatto che siamo arrivati all'ottava generazione di Golf GTI. La consiglierei? Assolutamente sì. Dipende sempre quali sono le pretese di una persona potenziale acquirente. Se si vuole una macchina piccante, divertente, capiente, che non costa tanto, a cui poter fare un sacco di modifiche, che comunque si fa ancora vedere, devo ammettere che la Golf 7, questa qua è prima del restyling che hanno fatto, chiamato 7 e mezzo, è perfetta. Se devo arrivare a pensare alle cose che non mi sono piaciute di questa macchina, devo essere sincero, fatico a trovarne. Forse mi verrebbe in mente il fatto che io non abbia il navigatore, che lo schermetto non sia così bello e grande e figo come sulle auto appunto di nuova generazione, però c'è da dire che questa è una macchina del 2014, quindi è giustificato. Non trovo nient'altro, ragazzi, perché i consumi sono nella media, fa più o meno 12 km con un litro. Vi ho detto un sacco di roba, ma non vi ho detto per che cosa cambio questa macchina, cioè quale sarà il mio nuovo mezzo. Questo purtroppo lo sapete, non posso spoilerarvelo perché un bravo youtuber non spoilerà mai prima del tempo. A parte gli scherzi, mi sto già guardando attorno, ho trovato qualcosa di veramente molto carino e un paio di macchine che voglio andare a vedere, però posso sicuramente spoilerarvi che non sarà una macchina benzina. Voglio prendere appunto una macchina diesel in vista appunto del fatto che la utilizzerò come macchina da tutti i giorni, quindi voglio una macchina che consuma meno. Però non sarà neanche la classica macchina banale tipo un BMW serie 3. Però sapete che in realtà Michael è imprevedibile, quindi potrebbe essere tutto un bluff. Ora però la domanda sorge spontanea: Michael, ma se non fai altro che parlare bene di questa macchina, elogiandone tutti i pregi e dicendo che praticamente non ha difetti, perché la stai vendendo? La risposta è che non lo so. Forse il fatto che sia una macchina, non dico perfetta, ma così tanto giusta, corretta, adeguata, non è né carne né pesce, va bene per divertirsi ma non è perfetta per fare il tempo, è una macchina che non dà problemi ma allo stesso tempo è anche una macchina che ti dà delle emozioni limitate. Mi sono tolto un sacco di soddisfazioni, mi ha regalato tante emozioni, però non me ne trasmette più così tanto. Diciamo che dopo 3 anni e 47.000 km probabilmente il fatto che io la utilizzi giornalmente non è più capace di regalarmene così tante, e questa è la ragione per cui ho deciso di metterla in vendita un po' per gioco. Perché è successo che 3 giorni fa ho pubblicato l'annuncio su AutoScout e non l'ho spammato su Instagram, però un sacco di persone mi hanno scritto, ho ricevuto circa 20 mail e stamattina è arrivata la mail giusta e speriamo che il suo futuro proprietario la tratti bene come l'ho trattata io. Ve la faccio sentire per un'ultima volta. C'è il sole ma è un finto sole, stanno arrivando i nuvoloni, quindi golfina io ti lavo domani, così almeno siamo sicuri che rimani bella pulita per il tuo nuovo e futuro proprietario, che spero ti tratti bene come ti ho trattato io, credimi. Se fossi stata in mano tipo a Salvadori saresti già esplosa. E questo è veramente il video di addio alla Golf, non credo la rivedrete più sul canale, per cui spero vi abbia regalato tante emozioni come le ha regalate a me. Sicuramente sì. E mi mancherà questa scrittina. Detto questo, spero vi sia piaciuto questo video abbastanza veloce di addio alla Golf. Scrivetemi nei commenti quello che credete potrei comprare come sostituta della Golf. Tenete in considerazione che sarà una daily car, oppure potrebbe essere tutto un bluff. Ricordate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.